Quindi è con gioia che vi annuncio l'ultimo servizio di oggi che riguarda un giovane cantautore di Ostia. Ve lo presentiamo con una bella intervista, una bella chiacchierata con la sua musica. Si tratta di Giulio Candiolo. C'erano i misteri, ma come voleranno gli aeroplani, la tavola di chiodi dei fachiri, di come si diventa grandi e genitori. Allora, siamo con Giulio Candiolo, un cantautore italiano, made in Ostia, possiamo dire? Facciamo un excursus. Sì, proprio made in Ostia, perché io proprio sono veramente proprio nato ad Ostia e niente, poi qui ho mosso i primi passi a livello musicale, ho studiato musica e ho cominciato a suonare con piccoli gruppi, musica di vario tipo, insomma, di tutti i generi. E poi, insomma, voglio dire, lentamente ho cominciato a cercare una mia strada. Sai, le scritture all'inizio sono sempre manieriste, insomma, copi sempre qualcuno, copi qualche cantautore più famoso, però questo poi ti porta sempre ai rifiuti. E così alla fine ho cercato una mia strada che era più vicina alla, c'è un certo tipo di musica che mi piacesse di più, era quella popolare, mediterranea, quella che ho trovato adesso, ecco, insomma, che nel disco. Quanto è difficile emergere da una periferia come Ostia nell'ambito del panorama musicale italiano? È tanto difficile, proprio difficilissimo. Bisogna comunque, se uno c'ha velleità, se uno c'ha anche talento, deve comunque spostarsi, deve trovare agganci a Roma, deve cercare appunto lì i contatti. E poi io ho passato 2 anni agganciato un produttore, gli erano piaciuti i pezzi, poi ho passato 2 anni tutti i giorni nel suo studio, quindi da Ostia a Roma, veramente tutti i giorni. Ci credevo al progetto che portava avanti, però insomma, per chi sta a Ostia è veramente dura, a Ostia c'è veramente poco da quel punto di vista. Che non era la cicogna che sui cavoli ci lasciò, ma era un buco come quello che il mio cuore attraversò. L'altro anno finalmente è uscito questo tuo lavoro, questa produzione Atti Impuri, un compact disc prodotto dalla IT, dalla casa discografica IT. Una grande fatica, ce lo vuoi raccontare? Sì, il disco sono stati 2 anni e mezzo di canzoni, ho scritto oltre 40 brani e ne abbiamo presi 10, 9 miei e uno del produttore. Ci tengo a dirlo, il mio produttore è Marco Luberti, per chi è esperto di musica. Marco Luberti è quello che ha scritto i testi di Margherita, L'alba, Bella senza anima. Principali di questo album, quelli forse più importanti? Allora, il brano più importante è senz'altro Il Buco, che è anche il brano che più ha dato soddisfazione, perché è passato, il video è passato sulle emittenti, quelle appunto che danno i video. Come quello che il mio cuore attraversò. Vi aspetto tutti quanti al Teatro dei Cocci in via Galvani 69 a Roma il 7 ottobre, suoniamo alle ore 22, venite perché è veramente un'ora e mezza di bella musica, di musica calda,
e di musica che piace, di musica che fa riflettere e che riscalda. Vi ringrazio. Signori, qui bisogna fare il tifo per questo giovane cantautore di Ostia. Con questa bella intervista di un Davide Desario versione Vincenzo Mollica abbiamo terminato l'appuntamento di Canale 10 News di oggi, giovedì 3 ottobre. Queste le notizie del giorno. Enalcotelle, 8...